Allora, io vorrei rispondere alla tua domanda sul cosa possiamo fare noi a Lamezia o cosa possiamo fare noi qua in Calabria. Vorrei, adesso mi faccio una mezza non marchetta in che senso? Perché il 24, questa domenica, Liberi TV sarà presente a un'escursione naturalistica molto bella, organizzata dall'associazione Santi 40 Martiri di San Biase. Io innanzitutto vorrei dire che questa domenica, ieri, anzi no, ieri, domenica 17, siamo stati insieme a loro, tutti insieme, a si può dire bonificare l'area, a ripulire il percorso e abbiamo trovato di tutto. Se vi va, guardate il video che abbiamo realizzato come Liberi TV, dove l'associazione Santi 40 Martiri ha davvero raccolto di tutto: il frigorifero buttato in mezzo alla natura, il frigorifero, il divano, il materasso. Ma questo è poco. Perché è poco, Antonio? Ascolta bene perché è poco. Sono stati rinvenuti anche, che cosa? Questa è la cosa bella, per modo di dire, nel Sentiero dell'Infinito. Ieri, questo lo trovate sulla pagina Facebook dell'Associazione Santi 40 Martiri, sul Sentiero dell'Infinito. Ieri abbiamo segnalato questo cumulo di Eternit che è stato abbandonato sulle pendici del Mancuso, che oltre quindi a inquinare la natura, rovina il paesaggio di questo luogo incantato. C'è questa segnalazione, ci sono le foto, se andate sulla pagina dell'Associazione Santi 40 Martiri potete vederle, comunque andranno in sovraimpressione su questo video. Inoltre è stata segnalata che cosa? Anche un'altra cosa, un articolo sempre dell'Associazione Santi 40 Martiri della bonifica del Parco Mitoio di Fesa, perché le immagini ve le faccio pure passare in sovraimpressione, sono state raccolte altre lastre di amianto bonificate dalle forze dell'ordine, insomma da chi si è premurato di bonificarle, però ancora oggi c'è chi dissemina materiale pericoloso come l'amianto e non solo in terreni naturali, non privati, quindi di demanio pubblico, e sono panorami bellissimi, inquinandoli e distruggendo quello che è l'ecosistema. E questa è la parte, diciamo, positiva e negativa, perché comunque ci sono delle associazioni come l'Associazione Santi 40 Martiri che si occupa di promuovere il territorio. Occasione per Sì. ringraziare questa associazione. Sì, no, li dobbiamo ringraziare perché sono in pochi che fanno questo. Io ringrazio pure chi magari va sulle spiagge prima della stagione estiva e gratuitamente si munisce di sacco e raccoglie la spazzatura, l'immondizia, che non è quella lasciata dalla mareggiata, ma è quella lasciata dalle persone che vanno là, magari fanno la festicciola sulla spiaggia e poi lasciano tutto. Però in questo caso l'Associazione Santi 40 Martiri, con la diciamo scusa di fare il percorso naturalistico domenica 24, ha deciso di bonificare quella parte di area, ma ci sarebbe molto da fare, perché se ognuno di noi veramente si mettesse un sacchettino dietro e iniziasse a camminare, troverebbe tanta spazzatura anche agli angoli di strada da dover raccogliere. Quindi un plauso sicuramente va all'Associazione Santi 40 Martiri. Cosa possiamo fare? Io l'ho detto all'inizio, è bellissima la manifestazione in piazza, tanto di cappello, è bello anche quello che hai detto tu dei bambini, dei ragazzi che sono intervenuti, perché il futuro è dei giovani, lo diciamo sempre, ma a questi giovani dobbiamo far conoscere la natura. Come fare conoscere la natura, a parte consigliare loro di diciamo non inquinare, quindi fare a scuola magari un po' di insegnamento all'ecologia, invitandoli a camminare nei boschi, invitandoli a camminare nella campagna, invitandoli a camminare sulle spiagge. Quello che faremo il 24 marzo, domenica, cioè dopodomani, anzi domani, perché questa puntata va in onda di sabato 23, quindi domani noi cammineremo nei boschi. Quindi cosa si può fare? Ci sono tante associazioni che si occupano di territorio, ci sono in Calabria e ci sono anche in tutta Italia. Andate nelle associazioni fatte da volontari, come l'Associazione Santi 40 Martiri, è un esempio, perché organizzano escursioni naturalistiche, vi portano in mezzo alla natura, vi raccontano della natura, del territorio, vi parlano dei luoghi, perché noi non conosciamo i nostri luoghi, non conosciamo casa nostra. E per preservare un luogo bisogna conoscerlo. Quindi, se noi conosciamo un luogo e ci camminiamo, non abbiamo voglia di vederlo pulito, non abbiamo voglia di camminare in mezzo alla natura, di portarci i nostri amici, di
di andarci anche a fare una scampagnata e a mangiarci magari in quel luogo, però poi dobbiamo portarci dietro il sacchettino e riporre nel sacchettino tutto quello che è, non lo so, i residui del nostro, della nostra festicciola, del nostro pranzo. Quindi il mio consiglio è questo. Se venite in giro con noi nelle escursioni che faremo, perché ne faremo altre, ricordatevi che potete difendere la natura solo ed esclusivamente camminandoci in mezzo alla natura, conoscendola la natura. Non potete pretendere che andare in piazza un giorno soltanto cambi le cose. Le cose vanno cambiate quotidianamente con piccoli passi, e i piccoli gesti quali sono? Il famoso, la cosa che dicevi tu di Gandhi, dobbiamo essere il cambiamento che vuole per cambiare il mondo, però i cambiamenti sono anche piccoli cambiamenti, certo. Dobbiamo fare dei piccoli cambiamenti, certo. Cioè, andate per esempio, non so, nel vostro paesino, iniziate a conoscere le piccole associazioni che si occupano di promozione del territorio. Ci sono anche le Proloco, ma ci sono delle associazioni di trekking, ci sono delle associazioni che camminano, ci sono tante associazioni che sono pronte ad accogliervi e sono pronte a farvi scoprire il territorio bellissimo, immenso che c'è intorno a voi. Solo così potrete preservare la natura e conoscere la natura che vi circonda. È rivolto ai bambini, è rivolto ai ragazzi, è rivolto agli adulti, è rivolto agli anziani. Camminare in mezzo alla natura vi salverà l'anima, prima di tutto, e su soprattutto questo, vi farà conoscere, o no? Sì, su questo volevo dare un po' di speranza. Allora, io intorno a 6-7 anni fa ho iniziato a sentire parlare nel territorio di Lamezia del trekking e del camminare in mezzo alla natura. Devo dire che erano pochi coloro che praticavano questa attività fisica e sportiva. Si poteva contare sulle dita di una mano, però per fortuna sono nate sempre in quegli anni le prime associazioni di camminatori, per così dire, perché a me non mi piacciono gli inglesismi, quindi camminatori. Poi alla mese abbiamo la fortuna di avere Francesco Bevilacqua, che è uno scrittore che si è occupato molto in passato e anche adesso di parlare del cammino nelle sue opere letterarie. E devo dire che lui e pochi altri facevano questa attività. Però poi con mio sommo piacere ho visto, attraverso i social, che si moltiplicavano le associazioni del genere e che aumentavano le persone che passano le loro domeniche a camminare tra la natura. Ho visto che la cosa ha preso piede pure tra la mia cerchia di amicizia pure. Io purtroppo non posso fare questa attività. Per il momento. Per il momento. Dovremmo trovare le giuste attrezzature per farlo. Comunque, in altre zone d'Italia, anche chi ha una disabilità come la mia fa questa attività. Però a me già vedere video su YouTube, storie su Instagram, foto su Facebook di miei amici o altre persone che fanno queste attività mi riempie la giornata in alcuni casi. Ci sono molti miei amici che hanno fatto già in passato il percorso di cui tu parlavi prima, e io già vedendo le foto sono stato in escursione con loro. E quindi invito pure io e la Metina, non so, a partecipare a queste bellissime attività. E infine volevo citare pure le attività dell'associazione Costa Nostra di
di Coringa che ogni anno pulisce la spiaggia, penso che inizieranno, che hanno già iniziato alcune domeniche fa a fare attività di pulizia delle spiagge. Io frequento molto l'associazione, conosco molti di loro e rinnovevo attività che fanno anche loro nel territorio di Coringa. Poi loro, anche loro, ogni tanto organizzano qualche camminate, anche qualche evento diverso della semplice pulizia delle spiagge, ma già quelle una volta. In mare che non so come abbiano il coraggio di riproporre ogni anno, perché vedere quello che faccio sulle spiagge altre persone non deve essere una cosa facile da affrontare. Con questo penso che abbiamo detto tutto, cioè, io direi proprio di sì. Aggiungere. Guarda, io non aggiungo altro, se non faccio questo invito, ma semplicemente a vedere quello che faremo il 24, quindi diciamo che i posti sono ormai chiusi, perché non c'è la possibilità più di venire all'escursione del 24, in quanto abbiamo raggiunto la capienza massima dei posti. Però, siccome è un inizio, o meglio, un inizio per l'associazione Santi 40 Martiri, è una cosa consueta. Però io dico questo: io propongo come soluzione al problema della natura e anche alla questione del turismo, io propongo ai lametini, ai calabresi, di scoprire il turismo che lo circonda, scoprire la natura, che lo circonda. E tu ci sarai il 24, perché noi faremo sicuramente la diretta streaming, oltre, vabbè, interviste e video vari, quindi Antonio viaggerà con noi e camminerà con noi comunque. Poi speriamo che chissà la nuova tecnologia ti permetta di camminare nei luoghi magari più impervi adesso per te, ma belli per chi può farlo. Chi lo sa, chi lo sa. Non mettiamo limiti a nulla, niente è impossibile. Noi siamo quelli dell'impossibile. No limits. Noi siamo no limits. Quindi io, Riccardo Cristiano, Antonio Saffioti, vi ringraziano per il tempo che ci avete dedicato nell'ascoltarci. Questa puntata sulla natura per il momento finisce qui. Vi invitiamo a camminare, noi proseguiamo il nostro percorso quotidiano, voi continuate a camminare, perché camminare soprattutto riattiva la vostra mente e la vostra anima. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao.